Ciao, benvenuto o benvenuta in Metaverso News, le news dal mondo del metaverso. In questo video parliamo delle ultime uscite o aggiornamenti nel mondo del metaverso di Meta. Parliamo precisamente di ciò che è accaduto durante la settimana dal 14 al 18 febbraio 2022. Ed ora iniziamo. 1. Nuovo gioco. Unbounary è un gioco di avventura puzzle in VR. Interamente dipinto a mano. Ti troverai ad incontrare Webby, un'intelligenza artificiale realizzata con i dati raccolti dal comportamento umano e candidata a governare il pianeta. Potrai indossare tre maschere, con caratteristiche diverse, per scoprire come reagiranno gli abitanti dell'ambiente simulato dalla super e anche sarcastica intelligenza artificiale. La tua missione è indagare. Disponibile su piattaforma Quest e piattaforma Rift. 2. Aggiornamento. Drop Dead World Strike Edition. È arrivato un nuovo aggiornamento per Drop Dead, con i nuovissimi Meta Avatar. Trovali in modalità Orda Cooperativa. L'aggiornamento migliora anche il ricaricamento del tutorial e dei punti di attivazione, e aggiunge nuove analisi multiplayer per tenere traccia e risolvere gli eventi di desincronizzazione, oltre a varie altre correzioni di bug. Disponibile su piattaforma Quest. 3. Aggiornamento. Parliamo di Pass-Through. L'aggiornamento Pass-Through è ora disponibile. Include nuovi livelli di dimensioni ottimizzate per il tuo spazio di gioco, oltre a una modalità di fallback pass-through simulata che ti consente di giocare all'interno della stanza in cui è stato sviluppato Gravity Lab. Ci sono state anche apportate modifiche alla modalità miniatura in modo da poter giocare facilmente a Gravity Lab come esperienza da tavolo. Disponibile su piattaforma Quest. 4. Aggiornamento. Nuovi ambienti con un fantastico mondo dove tu e insieme fino a 4 amici potete divertirvi in una zuccherosa terra fantastica di enormi dolciumi. Fatti strada attraverso ostacoli appiccicosi, colorati e da acquolina in bocca, in 36 buche nei prati di amaretti, nella palude di Malva, nel giardino delle delizie gommose, nelle montagne di caramelle dure e altro ancora. L'aggiornamento aggiunge anche una manciata di nuove caratteristiche, come i contorni fantasma per le palline perse che hai già trovato, un migliore supporto per le persone che giocano sedute e diversi piccoli miglioramenti alla qualità della vita. Disponibile su piattaforma Quest e Rift. Per questo video le news sono finite. Se non sei ancora iscritto al canale, ti ricordo di iscriverti, cliccare sulla campanella e lasciarci un like. Alle prossime news di Metaverso News. Ciao ciao.